Ora, il Deus super omnia l'uomo non può conoscerlo, a meno che Dio stesso non voglia renderlo noto mediante rivelazione. E Giordano Bruno sembra non attribuire grande importanza alla rivelazione. Come filosofo, però, posso conoscere Dio nella misura in cui è insitus omnibus, nella misura in cui si è calato nell'universo. Questo vuol dire che noi, conoscendo l'universo, non conosciamo tutto Dio, ma conosciamo una parte di Dio. E per converso, ci sta anche dicendo Bruno fra le righe, noi non possiamo parlare del Dio che non si è calato nell'universo. Possiamo parlare solo del Dio nella misura in cui lo cogliamo nell'universo. Certo, Bruno lo dice esplicitamente, Dio esiste sicuramente anche super omnia. Però noi non possiamo conoscerlo, noi possiamo parlare sempre solo del Dio insitus omnibus, quindi del mondo di fatto. Dico subito. È un passaggio importante questo, perché l'apertura allo spinozismo è dietro l'angolo, potremmo dire così. Perché se noi ammettiamo che esista solo il Deus insitus omnibus, evidentemente siamo già nel panteismo spinoziano, Deus sive natura. Ma Giordano Bruno, attenzione, mantiene aperta la distinzione fra il Dio super omnia e il Dio insitus omnibus e dice che esiste anche un Deus super omnia, di cui però non possiamo parlare. Noi possiamo parlare solo del Dio per come è nel mondo. La domanda che sorge spontanea è: ma ci credeva veramente Bruno? No? Chiaramente. O era solo un nobile espediente in realtà per poter evitare quello che poi in realtà accadrà, cioè appunto il processo, la condanna e quant'altro. In realtà dal testo di Bruno si evince chiaramente tra le righe che a Bruno interessa solo il Deus insitus omnibus e l'altra è quasi una funzione narrativa che utilizza per legittimare il suo discorso in riferimento ai testi sacri.